Eccoci alle notizie di oggi, venerdì 6 settembre. L'UDC Italia concorrerà alle prossime elezioni amministrative ad Agrigento con un proprio simbolo e con un proprio candidato a sindaco. Uno dei nomi più autorevoli è l'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, presidente della Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana. Lo ha detto oggi il coordinatore politico regionale in Sicilia, Decio Terrana. La presidente della Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana, sindaco di Montevago, viene ritenuta tra le personalità più rilevanti che oggi rappresentano l'UDC Italia in Sicilia. Raggiunta telefonicamente, La Rocca Ruvolo, che è anche sindaco del comune di Montevago, ha affermato di essere lusingata per l'attenzione e il riconoscimento nei confronti del suo impegno politico e amministrativo, ma dice di essere concentrata sul delicato e impegnativo lavoro come presidente della Commissione Sanità e come sindaco di Montevago. La Giunta Comunale di Sciacca ha approvato il bilancio di previsione 2019-2021. Adesso inizia un iter amministrativo che vede diverse tappe. Lo schema di bilancio dovrà essere esaminato dal Collegio dei Revisori e poi dalla Commissione Consiliare. Dopo questi due passaggi, il documento finanziario approderà all'esame del Consiglio Comunale. Si annuncia una discussione consiliare piuttosto accesa. La maggioranza attualmente non ha i numeri per approvare l'atto in autonomia. Se non dovesse essere approvato, c'è già nominato dalla Regione un commissario ad acta che si sostituisce per intero nei poteri al Consiglio Comunale. Stasera la finale del concorso di bellezza Miss Italia in programma Jesolo, diretta su Rai 1 a partire dalle ore 21:15. Tra le concorrenti anche una riberese, la 24enne Laura Tortorici. A Ribera naturalmente c'è grandissima attesa. L'amministrazione comunale ha messo a disposizione due maxi schermi da dove sarà possibile seguire la diretta su Rai 1. L'attribuzione del titolo quest'anno avverrà soltanto attraverso il sistema del televoto ed è una corsa ad accaparrarsi il consenso popolare attraverso messaggi telefonici. La Tortorici gareggia con il numero 50. Il fenomeno Samara ispira anche la pasticceria saccense. Pure a Sciacca, come in altre città siciliane, oggi è stato proposto il gelato al gusto di Samara. Il gelato è stato preparato dalla gelateria all'Opera dei Pupi di Piazza Saverio Friscia. Il gusto in realtà è classico, ovvero fior di latte con croccantini e cioccolato. Ma l'immagine della vaschetta ispira il personaggio del Samara Challenge. Il noto locale saccense si è ispirato al fenomeno dello scherzo horror diffuso un po' ovunque. Il presidente della regione Musumeci si impegna in maniera concreta per mettere in sicurezza i corsi d'acqua che in inverno potrebbero avere dei problemi e creare disagi alla popolazione. Lo afferma oggi il parlamentare regionale del Partito Democratico, il saccense Michele Catanzaro, il quale ritiene che la regione debba intervenire immediatamente, essere conseguente agli impegni assunti. Catanzaro nei giorni scorsi ha incontrato anche alcune delegazioni di comuni interessati e il riferimento diretto è naturalmente la situazione del Verdura, che spesso in inverno è sonda. Torniamo a Sciacca, 3 giorni di incontri con scrittori, novità editoriali, letture, presentazione e omaggio ad Andrea Camilleri. Si tratta di Inchiostro, il festival dell'editoria siciliana, in programma da oggi a Sciacca a partire dalle ore 18 nell'atrio superiore del Palazzo Municipale, poi proseguirà fino a domenica 8 settembre. Un'iniziativa che valorizza l'editoria indipendente, promossa dall'assessorato al turismo, spettacolo, promozione e territorio e assessorato alla cultura del comune di Sciacca. 20 le presentazioni di autori e di libri previste, come detto, a partire dalle ore 18. Stasera in particolare c'è il ricordo di Andrea Camilleri in occasione del giorno del suo compleanno, il compleanno del compianto scrittore che è scomparso poche settimane fa. Grazie a tutti per averci seguito. Appuntamento alle prossime edizioni. Restate con noi. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.